Ciao popoli Lega Nerd, sono a Milano all'anteprima di Moglie e Marito, questo film divertentissimo sullo scambio di coppia. Ho intervistato per voi i protagonisti, Pier Francesco Favino e Kasia Smutniak. Se siete curiosi di sapere quello che mi hanno raccontato, io vi consiglio di restare con me. Allora, quanto vi siete divertiti a fare questo film? Però lo voglio sapere da Pier Francesco come lo direbbe Kasia e da Kasia come lo direbbe Pier Francesco. È stato molto, molto, molto divertente. No, è stato interessante, bello. Io quando ho letto la sceneggiatura, l'ho letta in treno. Molto divertente. Treno Roma Milano, sono sceso, ero completamente sfatta. Perché mettersi nei panni l'uno dell'altro è un'occasione che anche per un'attrice è una cosa molto, molto bella. Poi anche, insomma, c'è anche un messaggio, c'è anche un risvolto, insomma, sia comico che quello un po' più tenero, che insomma è importante. In questi ruoli, oltre a mettere i personaggi, avete messo qualcosa anche dell'attore stesso? No, qualcosa, sì, ma non ogni tanto, per esempio, se dovevo iniziare una cosa che immaginavo di avere i suoi occhi, o immaginavo di avere la sua bocca. Psicopatico. Però mi serviva come un gancio per poi liberarmi da questa cosa. Ma tu hai la mia bocca, solo che c'hai i peli. E c'hai i peli, è come la mia bocca. Anche noi siamo con i peli. Adesso perché ho la barba, perché io sono. Siamo due gocce d'acqua. È solo la barba siamo che fa differenza. È anche un po' cappellino la frangia, tu no. Sì, ma altrimenti siamo uguali. Anch'io, cioè, avete avuto qualche suggestione per i vostri personaggi al di fuori del copione? Cioè avete della nostra vita, dici? Sì, anche da altri film, No, altri film no, però è la vita stessa, cioè comunque io personalmente sono circondato da femmine, per cui tra figlie, sorelle, mamme, suocere, cani anche. Insomma, sì, probabilmente un po' qualcosa, dalla vita, sì. Qualcosa è venuto su. C'è un po' di mio padre, mio figlio. Ma via di mezzo, mio padre e mio figlio. Ed eccoci qua. Se si vuole sdraiare, iniziamo a parlarne subito. Esatto. Com'è stato per te metterti nei panni di una donna, mentre per te metterti nei panni di un uomo? Lo avete trovato liberatorio o avete trovato qualche difficoltà? Entrambe le cose, che poi vivere nei panni di una donna per alcune cose è più conveniente, per altre è più sconveniente. Nel mondo di oggi è abbastanza evidente quanto, facendo il medico neurochirurgo, arrivare in ospedale essendo un uomo probabilmente è immediatamente, apparentemente, vissuto come qualcosa di più autorevole, cosa non giusta, e una donna probabilmente deve sgomitare molto di più per ottenere lo stesso tipo di attenzione, che trovo che sia una cosa assolutamente ridicola, personale. Quanta saggezza. Molta saggezza. Quanta saggezza. Molta saggezza. Se stesse davvero questo macchinario, sarebbe utile potersi immedesimare in un'altra persona anche per capire? Certo. O potrebbe aiutare tantissimo nella terapia di coppia, no? Sì, sarebbe una cosa fantastica. In qualche modo la terapia di coppia te lo fa fare, no? Ti dice, sì. Sì, immaginario, cioè, si metti nei panni del tuo marito. Quello sì. Adesso veramente per un attimo cerchi di mettere te stesso da parte, perché di questo stiamo un po' parlando, per mettere veramente te stesso da parte e entrare pienamente nelle vicende dell'altro. Questo sicuramente ti obbliga. Mi piacerebbe mettermi nei panni di mia figlia. Che vi guarda mentre sì, come sì, per capire. Dice, perché solo l'adolescente, sai, per capire. Sì, appunto. Ah sì, certo. Dopo nei panni dei adesso, figli. Sarebbe fantastico. Mamma mia, sarebbe là di grandissimo aiuto. Sì. Lo voglio. Anch'io. Ma lavoriamoci su questa cosa. Quindi ma siamo vicini, sì, siamo sì, ma vicini, guarda, siamo ma là, ci manca tanto così. Tanto c'è un packaging tuo carino. Un packaging carino. Già avete lavorato lei al packaging. Va bene, vi ringrazio. Il macchinario ha trasferito la mia mente nel suo corpo. Quindi ora tu sei me e io sono te. Le ho già dato una base di primer e del fondo. Diamo il nostro buongiorno oggi a Sofia Valente. Molto elegante, ovviamente. Ma io ho una relazione con la mia babysitter. E che muoio da me? Vabbè, però a livello di italiano mi pare ottimo. Ci sono 3 segni rossi, sono. Hai portato tutti i nostri conti da un avvocato divorzista. Io non ci voglio stare con una che appena può mi gira le spalle. Mi manca come eravamo. Vabbè, ma che vado a fare?
Ugo!